la cosa che ci dà fastidio è che ora il sindaco, indagato di un reato che praticamente non ha commesso, si è innamorato del figlio di Tano Badalamenti. Nessuno gli poteva consentire di arrivare in un casolare confiscato alla mafia, rompere le porte, cambiare le toppe e prendere possesso. Dico sempre che non l'avrei consentito ad alcuno, figuriamoci al figlio del boss. Gaetano Badalamenti subisce un provvedimento del Tribunale misure di prevenzione, vengono confiscati tutta una serie di beni, tra cui questo casolare. Successivamente il Tribunale, che ritiene che una particella non rientrasse nel provvedimento di confisca, dà qui la disposizione di restituire il casolare. Sentenza della quale io non sono stato mai messo a conoscenza, sentenza che quando veniva sbandierata dal Badalamenti non la portava. La famiglia Badalamenti non avrà mai indietro il casolare confiscato a Gaetano Badalamenti. L'atteggiamento che lui aveva era comunque un atteggiamento che denotava una modalità mafiosa e bisognava a tutti i costi guardarlo negli occhi e dirgli che non faceva paura a nessuno. L'ho buttato fuori, l'ho denunciato, poi è emerso che era latitante. Per me è imbarazzante, mortificante che ci possa essere poi questa equiparazione come se fosse un contrasto giuridico tra me e il Badalamenti, no. Chiedo di sapere perché un soggetto che aveva un mandato di cattura internazionale fosse libero di circolare per la Sicilia, di entrare e uscire dalle caserme dei carabinieri. Non nascondo che noi siamo rimasti veramente disgustati, cioè il sindaco ha fatto il suo dovere, cioè praticamente il figlio di Tano, fra l'altro anche latitante in quel periodo, con arroganza, con prepotenza, si permette di accedere in un bene che era stato confiscato. Il sindaco ha fatto, diciamo, quello che doveva fare, ha assunto un ruolo istituzionale e noi siamo solidali. Non posso ritenere semplicemente un atto dovuto o comunque una normalità l'essere stato interrogato. Gli do un disvalore sociale, politico, quindi chiaramente non lo accetto. Non sono messaggi anche da parte delle istituzioni, da parte dei giudici, da parte di quelle persone che dovrebbero far rispettare un po' la legalità, la giustizia, non sono messaggi positivi questi. Anche se quella sentenza dovesse diventare definitiva, io mi avvarrò di una norma che consente il diritto di ritenzione. Sarei costretto solo a pagare un indennizzo che va valutato al valore del bene nel momento in cui fu confiscato, praticamente quasi nulla. E poi bisogna vedere pure chi lo deve pagare, se il comune di Cinisi o l'agenzia dei beni confiscati alla mafia. Io su quel bene nel frattempo ho speso 400.000 euro. Questa è l'unica cosa certa. Siamo a Cinisi, è il figlio del boss. E io sono il sindaco di Cinisi. Se non contestualizziamo il tutto, rischiamo di fare una grande confusione, anche a livello culturale, di messaggio mandato alla mia comunità. Mio fratello è chiaro che lottava in pieno contro la mafia, lottava contro tutta una serie di traffici illeciti che avvenivano qui con la complicità di una parte delle istituzioni. Ecco perché noi siamo solidali al sindaco, perché molte cose sono cambiate da questo punto di vista. Prima non c'erano sindaci che avevano questo coraggio.